Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Honkai Star Rail perché oggi, dopo aver esplorato e spiegato le regole fondamentalmente del Simulated Universe, oggi andiamo a parlare del mondo numero 2. Mondo numero 2 che inizia un attimino a complicare leggermente le cose. Inoltre, il mondo numero 2, il mondo numero 4 e 6, se non ricordo male, daranno anche delle copie di Herta per poterla praticamente costellare. Quindi questo diciamo che è un mini gioco o comunque un mini evento che ci consente di maxare in maniera totalmente free to play il personaggio di Herta. Anche in questo caso abbiamo le stesse ricompense del primo mondo più degli oggetti secondari che possiamo droppare dai combattimenti con i mostri. Livello raccomandato in questo caso già livello 35, quindi dal 16 siamo passati già al 35, il che è praticamente più del doppio fondamentalmente, quindi bisogna un attimino ingegnarsi e impegnarsi un pochettino all'interno di questo, diciamo, di questo livello, chiamiamolo così, di questo dungeon. E anche in questo caso abbiamo un team di partenza di 4 che poi potrà essere ampliato grazie ai downloader, e poi successivamente tutte le informazioni per i boss elite, che sono i mei encounter, quindi potremmo incontrare, e poi i boss, che in questo caso sono di nuovo 2. Raccomandazioni per il team di livello almeno 35 e poi la tipologia di elementi raccomandati: tuono e ghiaccio. Io ovviamente qui ho giocato sul lusso, proprio sul tappeto rosso praticamente, perché io, avendo comunque sia Gepard che Yanqing, ho praticamente disintegrato i miei avversari, quindi non c'è stato praticamente partita. Però ovviamente qui utilizzare comunque tutti i personaggi free to play ghiaccio che è possibile ottenere, come Herta, come anche 7 marzo, sicuramente possono darvi una grande mano. 7 marzo, se non avete comunque il Trailblazer fuoco, quindi non siete andati avanti con la storia, o non avete un tank come Gepard, è probabilmente la scelta migliore da poter utilizzare fino a quel momento come tank, perché non solo vi dà lo scudo ma permette anche di counterare, quindi veramente tanta bella robetta. La cosa che qui invece deve preoccuparci un po' di più è questo boss, l'automaton grizzly. L'automaton grizzly purtroppo ha una meccanica un po' stronza, ovvero il fatto che lui richiama dei robot che praticamente esplodono, si suicidano, dei robot kamikaze. Quindi il nostro obiettivo è quello di disintegrare questi robot prima che possano esplodere su di noi. Ed è per questo che appunto abbiamo la debolezza del tuono, che in questo livello più degli altri è fondamentale. Quindi per chi ovviamente ha Serval, quindi chi ha giocato dall'inizio e quindi possiede il personaggio di Serval che è stato per l'appunto regalato, qui è praticamente obbligatoria, anche perché è praticamente l'unico PG tuono che si può avere all'inizio del gioco, che faccia comunque dei bei danni AOE e che sia decente, per cui il consiglio spassionato qui è utilizzare senza ombre di dubbio Serval. Io però in questo caso utilizzerò anche i miei personaggi, perché appunto io sono carente di alcuni elementi, quindi sono costretto ad utilizzare i miei PG. Quindi il mio team che utilizzo qua, ma che comunque consiglierei a prescindere a tutti quanti, potrebbe essere tranquillamente 7 marzo da utilizzare come tank, perché qui il ghiaccio è fondamentale, Serval come ovviamente altro alleato che appunto vi darà una grande mano, poi potreste mettere ovviamente il Trailblazer che con danno fisico è comunque una garanzia, e poi mettiamo Natasha. Quindi questa volta ce la giochiamo in questa maniera. Ed entriamo nel mondo simulato. Anche in questo caso dobbiamo scegliere il patto. Io personalmente, come consiglio, vi dico nei primi mondi di utilizzare o Destruction o Preservation, personalmente parlando, perché mi ci sono trovato veramente bene. Quindi in questo caso utilizzeremo la Preservation. Quindi incremento del danno assorbito dai nostri scudi e poi incremento anche di apparizione Blessing Preservation. Incominciamo sempre nello stesso modo, quindi iniziamo con un blessing di 2 stelle addirittura in questo caso, quindi buono. Anzi no, ho letto male, è sempre una stella quello iniziale. In questo caso purtroppo non abbiamo nessun blessing a nostro favore, quindi sblocchiamoci questo che non abbiamo nel codex.
almeno ci guadagniamo un pochettino di risorse. Allora, andiamo avanti. Iniziamo subito a... Vedete, nemici collegati, quindi vuol dire doppio blessing alla fine della partita. Vabbè, qui possiamo andare avanti abbastanza in fretta, eliminando praticamente tutti subito. Allora, qui ancora... niente, qui purtroppo siamo carenti di patto sinergico. C'è anche un po' di fortuna da mettere nel mezzo, ragazzi, perché giustamente i blessing che vi possono apparire saranno diversi. E non è detto che siano sempre i blessing del vostro patto. Quindi fate ovviamente molta attenzione. Crit rate del 16% per i nemici scudati. Va benissimo. Qui spacchiamo. E qui andiamo avanti. Vedete, qui ci sono già due portali, quindi è diversa la situazione. Ok, qui chiudiamo subito la partita. Va bene, qui facciamo così, che mi manca. Ok, e qui come potete notare abbiamo la doppia scelta. Quindi o combattimento sulla sinistra, oppure evento randomico casuale a destra. Rischiamo, andiamo sull'evento. L'evento potrebbe essere qualsiasi cosa, ragazzi, Potrebbe essere un malus, potrebbe essere un bonus, potrebbe essere addirittura anche una boss fight segreta. Quindi bisogna fare attenzione, A volte si rischia, a volte no. Allora, qui andiamo avanti. E qui, ecco, ottiene un negative curi e 300 fragment. No, andiamo di nuovo con questi. Quindi ci è andata, direi, abbastanza bene. Qui, stessa cosa, combattimento o altro evento. Andiamo nell'evento, rendiamo il tutto un po' più spicy. Andiamo avanti, selezioniamo l'evento. Qui ovviamente c'è la scelta che possiamo fare. Quindi la storia comunque viene modificata in base alle nostre scelte. E quindi, come potete vedere, diciamo che il Simulated Universe è anche una sorta di proprio dungeon. È come se venisse raccontato in una campagna D&D. Quindi quello che facciamo e quello che non facciamo viene trascritto nella storia e viene modificato in base a quello che facciamo. Quindi andiamo contro il nemico Elite. E come potete notare abbiamo il nostro primo amichetto Elite. Quindi cominciamo a sfruttare la nostra 7 marzo. Qui attacchiamo. Qui ovviamente combattiamo al massimo delle nostre, della nostra potenza. Come potete notare è comunque il nostro avversario è comunque infame, perché comunque ha una buona resistenza nonostante tutto. 7 marzo utilizzata come tank o come pseudo tank all'inizio è molto comoda, veramente molto comoda. Io l'ho utilizzato comunque per un periodo veramente breve, perché ho praticamente trovato Gephard subito. Chi non lo sapesse ovviamente può vedere la storia del mio account nei video consigliati che vi metterò praticamente qui a disposizione. Quindi potrete tranquillamente vederli. Vabbè, qui possiamo continuare ad attaccare, tanto non c'è problema. Ok. E qui, nemico Elite eliminato. Ovviamente questi sono combattimenti molto semplici, perché io sono comunque di livello molto più alto, ma strategicamente avete notato comunque gli scudi, proteggere comunque i nemici, curare se c'è la necessità, eccetera, eccetera. Preservation, questo è, penso, secondo me, il blessing migliore del gioco, proprio a mani basse, perché ogni qualvolta un giocatore viene colpito vengono effettuati automaticamente al nostro avversario danni quake uguali al 340% dello scudo che praticamente rimane su di noi. Quindi sul nostro scudo viene moltiplicato il 340% e prende praticamente danno. Ovviamente il nemico non può essere non può essere un danno fatale, quindi non uccide il nostro avversario, però gli può togliere un grosso quantitativo di danni.
Qui, vabbè, prendiamo il curio, visto che questo non l'ho ancora preso. Va bene, i follow up incrementati del 20%, quello che è. Stanza per riposarsi, ci curiamo. Downloadiamo un personaggio, vabbè, carichiamo Hertha, ma non la utilizzeremo. Menu di potenziamento dei nostri, ecco qua. Potenziamone due randomicamente, va benissimo. E qui esploriamo ancora il nostro dungeon. Qui fuoco, che noi non ce l'abbiamo, che potrebbe essere effettivamente un problema. Questa è la zona, diciamo, dove serve praticamente il fuoco. O comunque servirebbe in teoria il patto già completo per fare l'attacco AOE. Perché fare l'attacco AOE con il patto attivo qui ci avrebbe aiutato sensibilmente. Ci avrebbe veramente aiutato sensibilmente, però io purtroppo ancora non l'ho sbloccato, ma adesso in teoria dovremmo farcela. No, niente, non mi è uscito il secondo. Vabbè. Ok, prendiamo questo, che così brecchiamo più facilmente. E qui abbiamo il patto finalmente della preservation. Quindi ottimo, abbiamo finalmente il nostro danno AOE. Qui attacchiamo il nostro avversario. Per avere, diciamo, un bonus. Facciamo questo attacco così siamo a posto. Ok. E andiamo avanti. Sempre di preservation, perché man mano che andiamo avanti possiamo potenziare anche l'effetto del nostro attacco, perché più Blessing Preservation prendiamo, e più forte diventerà il nostro attacco con la R, quindi la nostra summon. Qui addirittura abbiamo l'incontro speciale. Doppio boss, vedete ci sono le spade incrociate con evento, quindi questo sarebbe doppio boss, ma noi non lo facciamo, non solo per una questione di sicurezza, ma anche perché così il video viene un po' più leggero, viene un po' più corto. Ok, doppio avversario. Qui utilizziamo l'attacco, vi faccio vedere quanti danni riesce a fare, vedete? Molto, molto figo. Qui Serval veramente incredibile in questa. Serval incredibile in questa mappa, perché veramente i danni AOE sono importantissimi, quindi aiutano veramente veramente tanto. Tra l'altro la sinergia di 7 marzo, che qualsiasi nemico venga attaccato con lo scudo le effettua counter, quindi noi avere praticamente lo scudo attivo da tutti è un vantaggio incredibile. E qui abbiamo l'elite. Probabilmente l'elite peggiore, perché vabbè, lui è un po' infame, però vabbè. Diciamo che lo gestiamo. Ovviamente noi essendo molto più forti non abbiamo grossi problemi, però vedete, il problema qui è questo, che lui praticamente targhetta tre nemici, quindi io qua direi di proteggere Serval, che è quella più debole. Serval purtroppo ha un difetto, ovvero è un grissino. Cioè, praticamente la colpite. Ecco, appena evoca i nemici, boom! Noi utilizziamo Preservation e li eliminiamo subito. Ecco perché qui Preservation per me è utilissimo come patto, almeno in questo mondo è utilissimo, proprio per questo motivo. Perché ci consente comunque di fare questo attacco AOE. Che ci aiuta veramente veramente tanto. Qui ovviamente noi adesso dobbiamo tentare, ma qui facciamo subito Serval, che come vedete tuono ci consente di breccare praticamente tutti i nostri avversari, quindi ecco perché Serval qui
è ottima. Perché o tramite l'attacco AOE o tramite Serval, qui abbiamo la possibilità di fare tanta tanta roba. Vedete, il boss comunque sia, cioè, è bello bello resistente, cioè nonostante io comunque sono di livello alto, cioè il boss è molto resistente. Il boss è molto resistente, quindi bisogna fare comunque attenzione. Ok. E lui appena li evoca, boom, li buttiamo giù. Quindi, ok. E qui va bene. Qui ovviamente prendiamo il Blessing della Preservation. E vabbè, qui vabbè, riprendiamo lo stesso Curio. Anche se questi Curio tecnicamente voi non dovreste considerarli nel mondo 1 e 2, perché non li avrete. Cioè, i Curio si sbloccheranno dopo. Dolloader, prendiamo un altro personaggio completamente a caso. Pela, in questo caso, ma che non utilizzeremo. Ok, qui potenziamo altri due. Ancora combattimento, quindi vedete già qua il dungeon è un po' più lungo rispetto al normale. Vedete, ci sono molte più stanze, molti più elite, molti più nemici. Ecco, questi sono quelli infami. Quelli che esplodono sono questi. Ecco perché Serval qui è importantissimo praticamente. O Serval o qualsiasi personaggio tuono o è, perché vedete, quando scoppia succede esattamente questo. Colpisce i nemici adiacenti e quindi ci dà la possibilità di avere un vantaggio. Letteralmente un grosso vantaggio. Ok, e questi ce li siamo ripuliti in maniera molto veloce e sbrigativa. Questo è buono. Sempre Preservation. Andiamo a potenziare Preservation. E come potete notare, eccoci qua. Quando raggiungeremo i 6 Blessing Preservation, sblocchiamo un'abilità in più. Ora, queste le ho prese tutte, quindi in questo caso mi prendo questa. Ovvero gli attacchi del mio patto, diciamo gli attacchi della mia divinità del patto Preservance, saranno sempre critici. Qui abbiamo la transaction. Addirittura la possibilità di scegliere un evento. Questo ve lo devo far vedere. Questo purtroppo mi tocca farvelo vedere. Questa è la scelta, praticamente, no? Ecco qua. Possiamo o scartare un blessing di qualità 3 stelle e ottenerne un altro 3 stelle, oppure scartare un blessing di 1 o 2 stelle per ottenerne uno da 1 a 3 stelle. Quindi io faccio assolutamente questa. E scartiamo questo e vediamo cosa ci capita. Oh, perfetto. Ottimo. Un buon scambio. Stanza ovviamente per riposare. Qui recuperiamo tutta l'energia. Altro downloader per prendere un qualsiasi altro personaggio. Prendiamoci Yanqing, ma noi non lo utilizzeremo. Herta, che ci dà la possibilità di potenziarci per l'ultima volta con appunto il potenziamento manuale. Quindi questo lo potenziamo. Poi non possiamo potenziare più niente e ce ne andiamo. Boss fight. Siamo arrivati alla fine. Anche qua. Eccoci qua. Qui i nemici ovviamente come boss sono due. Quindi, e tra l'altro qui noterete ora un piccolo particolare. Come su Sekiro, praticamente, questa è una cosa che mi è venuta in mente proprio la prima volta che ci ho giocato. Quindi come Sekiro potete notare praticamente che i nostri boss, ecco vedete, qui stanno praticamente per esplodere. Hanno caricato la carica, sì, bravo Joe. Come potete notare, i nostri nemici hanno praticamente ovviamente le loro descrizioni e tutto quello che volete, ma
qui sotto la barra degli HP hanno questi pallini rossi. Questi pallini rossi, un po' come su Sekiro, a me è venuto in mente proprio da dire, hanno delle vite. Quindi noi dovremo sconfiggerli una volta per togliergli la vita e successivamente sconfiggerli un'altra volta. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che questi boss hanno tante fasi quanti sono i pallini sotto i loro HP. Allora, qui facciamo l'attacco subito della preservation. Vedete, già facciamo danni critici e facciamo anche tanti danni a scoppio. Quindi il mio consiglio tecnicamente qui è concentrarsi prima su di lui. Perché? Perché l'infame Grizzly, in questo caso, ha la capacità di mettere target lock su se stesso, quindi tauntare il nostro party. Quindi che cosa succede? Che noi saremo costretti ad attaccare lui, che possiede più HP, e invece quest'altro infame continuerà a fare grossi danni. Quindi fin quando il nostro avversario, in questo caso il Grizzly, non ci taunta, il mio consiglio è quello di sferrare tutti gli attacchi su di lui e cercare di fare più danni possibili, vedete, in modo tale da eliminarlo. Vedete, ha messo il taunt, tra l'altro mi ha preso tutti con il taunt, incredibile. Infatti, come potete notare, adesso non posso più targettare l'altro nemico, sono costretto a targettare lui. Allora io qua 7 marzo rinnovo lo scudo, che è cosa buona e giusta. Ok, ora lui, ecco qui, attacco AOE, fastidiosissimo questo, quindi fate veramente molta molta attenzione. E ora, fin quando io non sconfiggo il Grizzly, praticamente non scatta la seconda fase, perché loro hanno praticamente le fasi insieme. Quindi devo battere il Grizzly, tra l'altro vedete dove è il turno dell'altro boss, è qua sotto, vedete? 999 praticamente come turn rotation, quindi è praticamente in fondo. E noi dobbiamo andare praticamente in fondo. Ecco qua, detonation order. Quindi io metto subito Serval con la OE pronta. Ogni volta che lui fa il detonation order, io... Esatto, praticamente utilizzo Serval per breccare istantaneamente, che è la cosa che bisogna fare. O utilizzare Serval o l'attacco, questo qua, caricato del patto della preservation. Di nuovo taunt. Potenziamento. Ma noi qui adesso, ok, seconda fase, utilizziamo subito la ulti di 7 marzo, così tentiamo un freeze. Bene, freeze da quel lato, detonation order, e noi subito, in questo caso, li facciamo scoppiare. Ok, lui perde il turno. Il counter ovviamente è esente dal target lock. Ecco qui. Qui utilizziamo subito la OE, va bene, per tentare di breccare il più possibile. Ci curiamo con Natasha. Ovviamente prima di iniziare a fare i mondi simulati prendetevi Natasha, tanto Natasha è free to play, quindi cioè andate avanti con la storia, e appena prendete Natasha, se magari non la pullate prima, perché può essere che magari riusciate in un qualche modo a pullarla prima, allora sì, ma se non ci riuscite, inutile rushare, perché qua il curatore è praticamente fondamentale. Tra l'altro il nemico a destra, il robot più piccolino, comunque sia possiede meno HP. Quindi focussarsi su di lui è una scelta strategica importante anche per gli HP. Ed è finalmente morto. Quindi è rimasto soltanto il nostro amichetto. Detonation order. No, si è soltanto buffato. Quindi continuiamo ad attaccare. Vedete, qui tra l'altro siamo senza elementi praticamente a fine, abbiamo solo il ghiaccio e il tuono per fare break, quindi siamo un po'... cioè non siamo messi benissimo. Ok, qua possiamo utilizzare la ulti, tanto abbiamo l'attacco quello risonante per poter fare danno. Qui ormai possiamo tentare di lasciare. Ecco qui, fate attenzione perché nel momento in cui muore l'altro boss, praticamente il Grizzly va in modalità Berserker, quindi farà praticamente sempre questo attacco AOE molto molto fastidioso. Quindi
Copritevi, utilizzate scudi, cercate comunque di prendere anche le stesse passive che ho preso io, ovvero la ricarica dello scudo in base ai danni subiti, oppure far subire danni al nostro avversario in base a quanti danni fa noi, in modo tale da, diciamo, da avvantaggiarci un pochettino per quanto riguarda il tutto. E poi, ovviamente, una volta finito, completato anche il mondo 2. Completato anche il mondo 2, ovviamente come prima abbiamo i punti ottenuti per le ricompense settimanali, i punti ottenuti per il power up dell'albero dello skill tree, i patti, i blessing che abbiamo ottenuto in tutta la nostra run, il team che ovviamente abbiamo utilizzato, il francobollo di certificazione di Erta e poi la schermata del mondo 2 successo. 13 stanze completate su 13. Quindi anche in questo caso abbiamo completato il mondo 2. Il prossimo sarà il mondo 3, che già diventa molto più interessante, perché avremo un boss d'eccezione, che vedete già praticamente qui, ovvero Gepard, e sarà anche un'occasione per cambiare il patto. Il patto all'interno dei diversi mondi avrà una valenza e avrà anche un significato particolare, quindi riusciremo in un modo o nell'altro anche a sfruttare il patto tramite le boss fight, ed è questo che rende secondo me il Simulated Universe la meccanica o comunque l'evento più bello del gioco, proprio perché ci permette di variare strategia, ci permette di variare i personaggi, ci permette comunque di scegliere la nostra strategia per completare poi ovviamente il dungeon, il mondo in questo caso. Detto ciò, spero che ovviamente questo video possa esservi stato utile proprio come a scopo didattico, quindi neanche tanto come showcase o quello che è, proprio a scopo didattico. Spero che appunto possa esservi stato utile. Vi auguro ovviamente buona fortuna e ci becchiamo come sempre alla prossima. Bye bye!